14 intellettuali, 400 pagine per un saggio, il nuovo libro di Sara Lucaroni, un argomento molto importante. Ecco, come nasce questo progetto e come si è sviluppato? Nasce perché Mussolini e il ventennio e il fascismo sono mainstream, per utilizzare un termine estremamente attuale. È come se in Italia ci fosse la sensazione serpeggiante che Mussolini non se ne sia mai andato. Sono passati ormai 80 anni, ma ancora divide le piazze, divide la TV, divide gli intellettuali, divide gli storici, divide la grande storiografia, divide anche al bar. Quindi vanno capite le ragioni di questa polemica costante, di questa persistenza. Perché non riusciamo a liberarsi? Perché gli italiani, tanta gente, non riescono a liberarsi di questa figura dopo 77 anni? Perché la scuola non funziona, perché magari in famiglia gli hanno detto che forse il fascismo non era poi così male, perché sembra qualcosa di proibito e allora sembra interessante parlarne, anzi ancora più ghiotto, ancora più interessante, perché non si conosce la storia, perché si ha paura, perché l'uomo forte fa sempre presa, specialmente in epoche storiche in cui appunto la paura regna. Questo è il tuo secondo libro, hai fatto delle opere magnifiche anche per tanti canali nazionali, La Sette e via dicendo, insomma hai fatto anche dei servizi in Iraq, dei reportage importanti. Possiamo già chiederti se nella tua mente, nel tuo futuro c'è già qualcosa, o per adesso intanto ci fermiamo a questa presentazione qua? Allora, per adesso sono concentrata sul libro e sull'attualità italiana, ho delle mezze idee però per scaramanzia, diciamo che non ne parlo. Grazie Sara, in bocca al lupo, buona serata. Viva. Andrea Scanzi stasera in veste di moderatore per quello che riguarda questo nuovo libro di Sara Lucaroni. Perché dopo 77 anni non riusciamo a liberarsi di questa figura tremenda che è Benito Mussolini? Ma un po' perché siamo un paese fatalmente di centrodestra, più destra che centro, un po' perché siamo un paese tendente all'ignoranza, parlo di non tutti, intendiamoci, però una buona parte, e un po' perché probabilmente è stata elaborata male la figura sia di Mussolini sia del ventennio. Se uno pensa anche soltanto all'evoluzione o involuzione della politica, si rende conto, e questo libro lo dimostra ampiamente, che il concetto di fascismo tutto sommato non è un tabù, ma in qualche modo se uno fa il saluto romano, se uno rivendica degli afflati nostalgici, passa per normale. Basta pensare anche a certi personaggi dentro Fratelli d'Italia e non solo dentro Fratelli d'Italia. Io credo che il libro di Sara Lucaroni racconti molto bene tutti questi motivi. Lo racconta con un tono alto, lo racconta in un libro difficilissimo da scrivere, ma molto piacevole da leggere, molto istruttivo e per certi versi anche molto illuminante. A proposito di libri, non posso non domandarti la tua nuova opera, che sta andando benissimo come tutte le altre. Ci racconti, ti abbiamo visto anche domenica in questi giorni, ti abbiamo visto su tante televisioni, insomma è sempre un piacere sentir parlare Andrea Scanzi. Ci dici di questo tuo ultimo libro? Intanto ti ringrazio della domanda e dell'affetto con cui l'hai posta. Ma sai, il mio ultimo libro si intitola Ti vengo a cercare, è edito da Pepper First, che è la casa editrice a cui voglio più bene perché è quella del Fatto Quotidiano, ed è dedicato a Franco Battiato. Franco Battiato se ne andava esattamente un anno fa, è uno degli artisti che io ho sempre amato di più, che ho sempre ascoltato, che racconto anche a teatro. Mi sembrava bello cercare di rendere la sua memoria ancora più definitiva, non che abbia bisogno di me, per carità, però volevo scrivere questo atto d'amore nei suoi confronti. Credo che chiunque leggerà e Ti vengo a cercare ripercorrerà la sua storia, scoprirà qualcosa di nuovo, qualcosa di inedito, e si renderà ulteriormente conto di quanto fosse straordinario Franco Battiato. Un'ultima cosa, poi ti liberiamo perché stiamo abusando della tua gentilezza e della tua disponibilità. Oggi siamo in una gemma, in un teatro, al Pinsuti, teatro che ti è stato caro l'anno scorso, hai fatto un tour magnifico, meraviglioso. Se state, rivedremo Andrea Scanzi nei teatri d'Italia? Sì, e spero di tornare, anzi di venire per la prima volta anche qui al Pinsuti di Sinalunga, che ho appena intravisto e ho scoperto che è veramente molto bello. Sì, sarò a teatro tutta l'estate, soprattutto con Franco Battiato, ma anche con Giorgio Gaber, con uno spettacolo su Ivan Graziani, con i Pink Floyd, diciamo quelle cose che mi fanno vibrare, cioè con la musica. E poi l'anno prossimo, da ottobre a maggio, tra una trasmissione e l'altra, tra un articolo e l'altro per il Fatto Quotidiano, farò le mie date. Meno di 10 anni fa, perché il tempo passa e gli impegni sono sempre di più, però senza teatro vivo abbastanza male, perché a teatro puoi essere pienamente te stesso, in televisione a volte sì, a volte no. Con il dottor Antonio Padellaro, come si trasmette alla platea questa sorta di fascismo, questa sorta di Benito Mussolini che non riusciamo a liberarcene completamente? Oh, basta leggere un libro come quello che presentiamo questa sera, perché leggendolo con attenzione in qualche modo si creano gli anticorpi per capire come il fenomeno Mussolini, perché il fenomeno Mussolini sia sempre purtroppo presente in alcuni settori della nostra vita politica e non solo politica,
e perché è un fenomeno destinato a evaporare nel momento in cui la democrazia agisce per farlo evaporare e non usa l'antifascismo come arma per emarginare gli avversari. L'antifascismo è una cosa molto seria e non può essere usata politicamente per scopi elettorali. In questo libro ci sono 14 testimonianze di grandi intellettuali, ce n'è una in particolare che l'ha colpita di più, magari si rischia di fare torto a qualcuno, no, però ognuno ha portato il suo contributo. Perché trovo che siano stati scelti intellettuali di varia area politica, di varia scuola culturale, che hanno atteggiamenti anche valutazioni diverse, quindi il lettore, come giusto, si fa un'idea del fascismo, di Mussolini e anche di come una storiografia moderna basata sui fatti, come quella che ci offre Sara Lucaroni, sia il modo migliore per comprendere la storia del passato e per evitare gli errori del futuro.